Nel centenario dell'uccisione di Giacomo Matteotti, ad Arezzo continuano gli eventi a lui dedicati. Al cast di Villa Severi, la presentazione del libro lo chiamavano Tempesta, di Andrea Franzoso, insegnante di educazione civica e scrittore. Una figura importante da conoscere, un libro che ho scritto pensando soprattutto ai ragazzi, ai nostri giovani, perché è una figura che assolutamente oggi è dimenticata. Di lui sappiamo soprattutto della morte, ma poco, pochissimo sappiamo della sua vita. Nei libri, nei manuali scolastici vengono dedicate poche righe, di solito una facciata, nulla di più. Ed è per questo che ho pensato di approfondire appunto tutta la sua storia, la sua vita, a partire appunto dall'inizio del suo Polesine. L'iniziativa ha coinvolto anche una classe dell'ITIS Galileo Galilei che assieme ai docenti hanno presentato un video su Matteotti, un contenuto multimediale che fa parte del concorso Matteotti 100. Ricorre quest'anno un triste anniversario, l'uccisione di un uomo straordinario. Nel 24 l'unico a parlare, solo lui, ripetutamente a denunciare violenze e brogli in campagna elettorale. I carteggi sono stati selezionati per trasmettere il messaggio che appunto è un pensiero digitale, quindi anche cercare di unire la parte quindi dell'internet e dell'informatica a una cosa che comunque deve essere importante ricordare per tutti. Durante il processo produttivo è stato scelto sia un testo ma anche, diciamo, una musica che possa oltre a trasmettere un messaggio delle emozioni e oltre a emozioni appunto possa trasmettere quelli che erano i diritti per i quali appunto anche lo stesso Giacomo Matteotti ha lottato, tra i quali più importanti il diritto alla parola o il diritto alla libertà. Siamo andati a sottolineare nel video i valori che quest'uomo appunto possedeva e siamo andati a ricercare proprio questi valori anche nei personaggi che oggigiorno appunto riempiono la vita politica dell'intero mondo. Per costruire sempre in ogni dove istituzioni solide, eque e nuove, che siano responsabili e trasparenti, resistenti agli urti più violenti, a cui possano partecipare tutti quanti, contribuendo a renderle importanti, saranno il nostro scrigno di memoria, ricordandoci sempre il valore della storia.